raccontato è tratto dal primo capitolo di Tregesta, che è un mio romanzo pubblicato per la prima volta nel 2014 e riproposto adesso con un nuovo progetto editoriale. Io ve lo presento brevemente così che tutto poi risulti più chiaro e comprensibile. Dunque, Tregesta è un romanzo con una trama e una struttura un po' particolare. Per ciò che riguarda la trama, infatti, ci sono almeno due storie principali che attraversano tutto il libro. La prima è quella di superficie, che è piuttosto chiara, semplice, ed è la storia di una squadra di calcio un po' sgangherata di un paese di campagna, Tregesta appunto. È la storia dell'antica rivalità che la oppone da sempre alla formazione del paese storicamente avverso. Quella di Tregesta è la squadra fondata da un vecchio professore di filosofia che avete appena ascoltato, il quale più che il gioco del pallone insegna ai ragazzi a cercare il senso delle cose, il senso del tutto in quel microcosmo che è il campo di calcio, che naturalmente non è quello della televisione, perfetto, preciso, eccetera, ma è un campo di polvere e terra dove però, oltre ai sogni, alla gloria o qualcosa del genere, i ragazzi finiscono per cercare e trovare se stessi. Questa è un po' la prima storia. Sotto ne scorre un'altra che è più profonda, più oscura, che gli stessi personaggi ignorano, ma contribuiscono a ricostruire con il loro racconto. In quest'altra vicenda il vero protagonista diventa il paese stesso, Tregesta, con i suoi luoghi, con i suoi personaggi, le sue storie. Ecco, i luoghi sono molto importanti, alcuni acquistano un significato molto, molto grande per tutto il e in quest'altra vicenda poi le sorti della squadra del paese finiscono per legarsi in maniera indissolubile e accade inoltre che il mondo reale con le sue contraddizioni, le sue ingiustizie irrompe con prepotenza nel microcosmo della squadra del campo di calcio e allora quest'ultimo oltre a essere il luogo dove i ragazzi cercano di affermarsi o di scattarsi diventa anche possibilità di resistenza e di impegno civile, perché come capirà l'ultimo dei personaggi, a volte anche decidere qual è la giusta e sacrosanta direzione di una palla di cuoio può essere un modo per cominciare a cambiare il mondo. Questa è un po' la trama. Per ciò che riguarda invece la struttura, il libro si compone di 13 capitoli dove altrettanti personaggi raccontano in prima persona. E ciascuno di essi è contraddistinto da un numero, che è il numero della maglia, della divisa. Sono i numeri che si usavano negli anni 80, l'epoca in cui il romanzo è ambientato, e allora il numero indica il ruolo del giocatore, per cui l'1 sarà il portiere, il 2 il terzino e così via, fino al 13, che è il numero di una riserva, ma in questo caso una riserva molto importante. E ciascuno dei personaggi poi si esprime con un linguaggio proprio, diverso da quello degli altri. Avete appena ascoltato il linguaggio alto, lirico del professore, ma ce ne saranno altri decisamente differenti. Sarà un linguaggio più ironico, un linguaggio scandonato e a volte anche un linguaggio volgare, a seconda appunto del personaggio, del suo vissuto, del suo modo di esprimersi. E un'ultima considerazione, Tregesta naturalmente non è un romanzo sul calcio, ma è un romanzo dove il calcio rappresenta l'artificio letterario per scavare nelle vite dei protagonisti e nella storia di un intero paese, che è naturalmente un paese di invenzione, un paese di fantasia, ma finisce per assomigliare molto alla realtà più grande nella quale tutti noi viviamo. Bene, io mi fermo qui e vi auguro un buon proseguimento.